Calcoli alla mano, mancherebbero 3 mesi. Al Royal Wedding dell'anno, in chiave italiana. Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, come vi abbiamo rivelato, andranno a nozze il 1 settembre 2018. Leggi anche Meghan ha portato la pace tra Harry e papà Carlo. La location, noto, è sempre la più probabile, benché Chiara sia nata e cresciuta a Cremona, la mamma di lei, la scrittrice Marina Di Guardo, è originaria di Catania. L'influencer così avrebbe sempre avuto la Sicilia nel cuore della parte sudorientale, se ne sarebbe innamorata la scorsa estate, durante una vacanza in compagnia del rapper. Secondo fonti locali, i due non avrebbero, però, ancora riservato la cattedrale barocca del paese. Potrebbero quindi avere in mente un rito civile, e poi una grande festa, in una masseria della zona. Secondo la stampa, la scelta potrebbe cadere su dimora delle balze. Prenotare una delle 12 stanze per inizio settembre, a ben guardare, è impossibile. Che l'intera struttura sia stata riservata dalla coppia. Può darsi. Leggi anche Chiara Ferragni e Fedez, come on amour. Il vescovo di noto, Antonio Staglianò, celebre per aver intonato chitarra alla mano alcune strofe di Noemi e di Marco Mengoni durante le sue omelie, sarebbe entusiasta. Anche se i due alla fine non dovessero sposarsi in chiesa, lui ha già composto un brano da regalare alla coppia. I promessi sposi, intanto, tacciono. Chiara, si divide tra il piccolo leone, 2 mesi, e il trasloco nella nuova casa, un attico da 270 metri quadri, in cima alle residenze Hadid di City Life. Fedez, invece, alterna grande emozione e paura in vista del suo primo concerto al fianco di Jay-Z a San Siro, in programma per il 1° giugno. Leggi anche Meghan Markle e quell'amicizia speciale con Amal Alamuddin. Dopo questo impegno, i due potranno dedicarsi ai preparativi delle nozze. A poco più di un anno dalla romantica proposta di lui, in ginocchio all'Arena di Verona. Le ultime parole di lei, Aello, sul grande giorno, lo descrivevano così: lo immagino in un giorno assolato, con molti amici, la mia famiglia e i miei animali domestici. Mi piacerebbe che fosse all'aperto e con la luce naturale. Il mio vestito dovrebbe essere lungo fino a terra, ma semplice, con il corpetto ricamato. Presto sarà così. Leggi anche Matthew Lewis, il pacioc di Harry Potter, si è sposato a Portofino.